Sono numerosi i paesi in cui la cultura della vite e la cultura del vino è in forte crescita. Potrebbero essere considerati nuovi concorrenti del vino Made in Italy, che invece continua a crescere. Il vino pugliese nel 2017 ha conosciuto un vertiginoso aumento delle esportazioni, toccando in media quota più 21%. Cosa rende il vino italiano e di conseguenza quello pugliese ancora un prodotto imbattibile nonostante le nuove concorrenze sui mercati? Formazione matematica, è stato a lungo professore di fisica, approccio da grande appassionato hanno permesso a Marco Pagano di portare la cantina brindisina a Sandonaci tra le più quotate. Con il professore abbiamo cercato di capire in quali aspetti si annidi il segreto dell'imbattibilità dei vini di casa nostra. Ci sono sicuramente paesi nel mondo giovani alla viticoltura e alla vinicoltura che stanno facendo dei prodotti eccezionali. Ma mancano quei saperi all'interno della bottiglia, mancano ancora quei saperi antichi che noi abbiamo, che ci portiamo come tradizione, come storia e che sono il valore aggiunto di quelle che sono le caratteristiche fisico-chimiche, organolettiche del solo vino. Puntare quindi sui vitigni che maggiormente rappresentano il proprio territorio è la ovvia applicazione di questi principi. Nella linea anticaia c'è proprio questo. La scommessa la vinciamo se noi riusciamo, no, a portare in bottiglia i saperi e sapori del nostro territorio, la storia, la cultura, le tradizioni. Ma io dico la distintività. No? La distintività passa attraverso una serie di fattori, no? Ma quello principale che cos'è? Il territorio e le produzioni tipiche. Cantina Sandonaci nasce nel 1933, vive il travaglio del bellico e quindi la ricostruzione dell'Italia e così via, no? Dura nel tempo al di là di quella che può essere stata l'attenzione, il lavoro, la bravura che sicuramente era necessaria degli amministratori, dei tecnici e così via, ma se dura nel tempo è soprattutto perché, come dicevo, si porta appresso il territorio e la sua distintività, le eccellenze. Terra di Negramaro, DOC Salice, per cui diciamo la DOC più significativa della nostra regione, e che ad un certo punto si traduce in quelle che sono, io dico, la massima espressione enoica della regione Puglia. Molto più prosaicamente, poi, alla base di un successo c'è invece la capacità di veicolare il proprio marchio. Il Vinitaly è un appuntamento imprescindibile. Dobbiamo lavorare sempre nella direzione del contenimento dei costi e chiediamo ai livelli istituzionali di darci una mano in questo senso, proprio per alleggerire, no, quelli che sono gli impegni e i costi delle aziende. Però rimane importante essere presenti in queste vetrine, perché il Vinitaly rimane ancora a livello mondiale forse una delle più significative, non voglio dire la più significativa, ma sicuramente una delle più importanti vetrine, e soprattutto dobbiamo essere orgogliosi di offrirla noi come sistema imprenditoriale, sistema Italia, offrirla noi questa vetrina non solo all'Europa ma al mondo intero.